siamo andati proprio al di là di ogni rosea previsione ed anche di certe disposizioni che erano state date e che insomma ci fanno la musica, questo io ora non posso perché non sono più le prove. L'hanno fatta in Cerca Fughi, l'hanno fatta perché l'hanno messa su Facebook, hanno fatto un sacco di punti, partisce. Oggi invece abbiamo smentito tutte le teorie, no? Mi sembra così, c'è gente intera anche qui e quindi mi fa veramente piacere. Io ho avuto la fortuna, l'anteprima che ha fatto Gianni Alarante Lighieri, tra l'altro un'anteprima bellissima, perché con relatori chiaramente di tutto rispetto, uno tra tutti Gianni Letta, che devo dire ha fatto una presentazione meravigliosa di questo libro, facendo degli accostamenti e soprattutto un'ora, ma intrattenendo nella maniera positiva, perché a volte le platee dopo un'ora un po' si addormentano, invece lui ci ha tenuto tutti attenti perché è stato veramente, veramente bravo. Formale, forse sarà un po' fuori dagli schemi da un punto di vista editoriale, però rappresenterà la passione vera, quello che mi interessa in maniera particolare. Perché la Maremma è un modello? Semplicemente perché io credo che rappresenti l'unico modello per questo paese, quindi non è una questione di presunzione. Fermo restando e credo che i titoli di merito di questo territorio ne abbia tanti, perché il territorio che è stato bistrattato per secoli, un territorio che senza andare così tanto lontano è stato abituato a non avere ambizioni, a pensare che non poteva pensare al grande, è stato abituato a pensare in piccolo, che ha sempre avuto una sorta di subalternità verso qualcuno, sia politica, sia culturale, sia economica. Vediamo i risultati che sta dando. L'Italia questa visione non c'è e la sta perdendo completamente. Concludo prima di passare agli onori, perché non voglio annoiarmi, dicendo che siamo fortunati a vivere in Italia. Siamo fortunati a vivere in Toscana anche se qualcuno non ce lo vuole far credere, perché sembra quasi che quando si fanno le valutazioni e le comparazioni si compara la Toscana a qualunque altra regione del mondo, a qualunque regione d'Italia, non capendo che di cosa si parla. È una regione che ha la cultura del Rinascimento, una regione che ha Firenze, Pisa e Siena insieme, una regione che ha il mare, insomma, tanto per intenderci. Credo che siamo molto fortunati a vivere in Maremma, anche perché quella fatica e quel sudore che abbiamo nel DNA ci ha abituato a rimboccarci le mani e non abbiamo mai avuto bisogno di prebende e clientele. Chi è qui ha una gran fortuna a vivere a Magnano, perché io credo che se dovessi rappresentare una cartolina che mi rappresenta la Maremma, io individuerei Magnano. E non è un caso che questa copertina sia stata realizzata, e va tutto il mio ringraziamento, dell'azienda della famiglia Motturi, perché questo è Magnano e secondo me le sue colline, i suoi spazi, la sua qualità ambientale, la sua qualità del cielo rappresentano in maniera straordinaria la cartolina della Maremma, una cartolina che però è una cartolina dinamica, una cartolina è frutto di scelte, di fatiche e di una visione, la stessa visione che vorrei vedere nel mio paese ma che non vedo. Grazie. Dopo tutto questo mi rimane anche un po' difficile dire delle cose diverse, però in realtà io ero qui stasera perché sono molto attratta per natura, ma anche per come scrittrice, come giornalista, da quello che è un po' il mondo interiore, no? Dei sentimenti, di quello che abbiamo dentro. E allora io dico sempre che scrivere un libro non è un atto banale, anzi, e quando prima sia Davide che Giovanni dicevano che erano stati tentati per molto tempo, ma un po' di tempo da quello che ho capito è passato, no? Dall'idea alla realizzazione dell'idea, io credo che sia la cosa più naturale del mondo, perché scrivere un libro è l'editore dell'uomo pubblico, eccetera, e dell'economista, però devo dire questo, la cosa che mi ha colpito di più è stata la bravura, lo devo dire, di Davide in un certo senso, di mettersi quasi da parte per far emergere le idee di
Giovanni, perché in realtà non è così semplice. Anche un giornalista, quando scrive un pezzo per il giornale, in realtà un pezzo di cronaca, un incidente che è successo, che ne so, sull'Aurelia, poi in realtà basta un aggettivo, basta una cosa perché ci mettano il suo. Invece qui c'è un mix perfetto. E devo dire anche un'altra cosa, che questo libro, oltre a essere il modello possibile per l'Italia, quindi parlare di cose estremamente serie, devo dire di più, secondo me questo libro va ancora di più portato nelle scuole, perché è un libro che, siccome è scritto, come diceva prima Davide, anche in una maniera molto empatica, cioè che arriva subito, semplice, ma con semplice non voglio, non è un termine riduttivo, perché scrivere in maniera semplice non vuol dire scrivere in maniera diciamo inferiore rispetto a un altro, è un modo di scrivere per farsi capire, e quindi è inutile scrivere paroloni oppure scrivere concetti che poi non arrivano alle persone. È come quando un professore, e te Davide dimmi se sbaglio, no? Cioè, non è tanto quanto un professore sa, ma è quanto tanto una persona riesce a trasmettere agli alunni. Ecco, è un po' questo paragone che voglio fare con questo libro. Una canzone a forestiero avrai, cantando.